the summer of love. Questo è veramente un unboxing veramente veramente importante. Allora, prima che mi si vedano gli indirizzi, varie cose del genere, ho proprio inquadrato quello con l'indirizzo, perfetto. Quindi, allora, lo vedete già scavicchiato, ho detto non vorrei mai che sia un pacco bomba, quindi ho verificato. Allora, questo qua come da titolo è la collector di The Last of Us parte 2. Io sono fomentatissimissimo perché è il mio gioco preferito in assoluto, e il fatto di avere la collector qua mi fomenta un casino. Allora, perfetto. Allora, eccola qua. Perfetto. Tagliettino tattico per aprirla. Ah, questo qua sono riuscito a reperirla su eBay perché era esaurita ovunque nello spazio-tempo. Invece sono riuscito a trovarla in italiano su eBay a neanche troppo più del prezzo standard di partenza, quindi GG. Allora, semplicemente questa collector qua è la collector più grossa per The Last of Us 2 uscita in Italia, perché l'altra più grossa è uscita insieme in America, Australia e Canada, non vorrei dire, comunque America di sicuro, in altre parti non specificate, che era ancora più cicciona di questa, perché quella conteneva tutto quello che contiene questa più lo zainetto e dei contenuti extra. Invece qua non vi spoilerò cosa c'è, sperando che non l'avete visto dal retro che ho già scritto. Io ho guardato talmente le foto che ormai so già cosa c'è ovunque in questa cosa qua. Io direi che posso aprire, io spero vivamente che si veda dalla cam. Non è stato un buon suono. Non mi stai dicendo che è stata messa al contrario. Mi sta dicendo che è stata messa al contrario. Cioè, raga, di cosa stiamo parlando? L'hanno messa al contrario dentro. È stata messa al contrario, animali. È stata tutta montata al contrario. No! È finita! È finitissima! Allora, questa qua non serve più. Allora, vediamo un po' di ricostruire il tutto. Cercando di aprire strato per strato. Allora, questo dovrebbe essere il primo strato. Questo c'è. Cioè, mettiamo qua. Ora, il primo strato mi conteneva questo coso qua, ok, che è un librettino con una cartolina. Achiu! Achiu! Cacchio! Allora, con una cartolina barra artwork del gioco, che è veramente veramente bello, adesso lo faccio vedere bene, e una lettera scritta da Neil Druckmann, il director di The Last of Us 2. Allora, faccio vedere in camera davanti così, e così dovrebbe, io spero che si veda dalla cam sopra. Poi ha una versione tradotta di quello che era scritto nella lettera originale. Cosa faresti se qualcuno che ami fosse vittima di un atto efferato, bla bla bla. Vi lascio anche magari una fotina, uno screen comunque a schermo di quello che c'è scritto. Cioè, qua poi tanto come al solito vi farò vedere i dettagli. Abbiamo l'artbook, che secondo me è bellissimo, che vediamo di sfogliare qualche scena. Vediamo un po': publisher, designer, editor. È bellissimo, raga. Di cosa stiamo parlando? È veramente veramente figo.
spero che la camera... comprami i monitorini che mi vedo, perché sennò non è possibile. Vediamo se c'è qualcosina di figo da far vedere per non spoilerare proprio tanto. Ecco qua. Spero che si veda. Direi che questo possiamo lasciarlo benissimo qua. Steelbook. Steelbook che devo dire che è veramente, veramente bella. Adesso cercheremo di aprirla. Cercheremo e non ci riusciremo probabilmente. 2000 years later. Con al suo interno doppio disco in cui c'è data disc, play disc, ok, quindi il gioco è come Red Dead Redemption 2, quindi doppio disco. Allora, faccio sparire il codice con gli oggetti in game. Faccio vedere l'interno della confezione e l'esterno aperto. Direi che si può mettere qua, ok. Allora, questo è finito il primo scompartimento, ecco, mettiamolo così, con questi bellissimi libri. Allora, secondo scompartimento, abbiamo a nostra disposizione all'interno 6 spille con il logo di The Last of Us, il logo di Naughty Dog e il logo delle luci. Se non erro si chiama così, adesso è passato un po' di tempo l'ultima volta che l'ho giocato. Ok. Lasciamo qua. Questo lo lasciamo per dopo, direi. Quest'altro scompartimentino qua ci sono adesivi di The Last of Us, sempre con Naughty Dog, The Last of Us, il tatuaggio di Ellie nel secondo capitolo. Molto molto belli. Come ultimo, molto bello di questo scompartimento qua, è il braccialetto. Devo dire che è anche fatto discretamente bene. Io spero che tu stia mettendo fuoco, perché sennò ti odio tantissimo. E il coso per il sottovuoto, disinfettante, termite, roba da varia, non so mai bene cosa sia. E quindi c'è l'ultima cosa, cioè The Last of Us parte 2. Molto molto stonks. Allora, aiuto, c'è il mio Discord che suona. Ok, ci sono le varie. È bella grossa la statua, raga. Action figure è veramente bella grossa. Ok, sto togliendo le protezioni prima di farvela vedere. Ah, odore di action figure appena sfornata. Ok. Signori, ecco qua l'action figure. Direi 30 cm più o meno, 25-30 cm, adesso non mi ricordo se è specificato qua, 30 cm. L'action figure di Ellie con la chitarra, veramente veramente una bellissima action figure, che devo dire molto molto dettagliata. Adesso devo dire che i dettagli sono molto belli, molto ben fatti. La base mi sa un po' cippettosa, per il resto è tutto di una plastica molto più premium, mettiamola così. Con lo zainetto, con dietro frecce e macete. Le scarpe ingiallite. Devo dire che probabilmente l'effetto sarà dato anche un po' dalla plastica, oltre che effetto voluto. Il braccialetto che abbiamo appena trovato in confezione, cioè in collector. La chitarra,
tatuaggio ben in vista. Bene, io direi che abbiamo visto già roba molto, molto succulenta di questo The Last of Us 2. Che tra l'altro, se tutto va bene, ve lo porterò in live su Twitch da stasera. Adesso monterò subito questo video e ve lo pubblicherò istantaneamente, perché è già arrivato tardi il corriere a portarmelo. Va già bene che è arrivato comunque un giorno prima del day one, quindi GG. Domani, se tutto va bene, ribadisco, sempre fascia oraria in cui io pubblicherò questo video qua, uscirà il video unboxing, sempre inerente della Star Wars Parte 2, di qualcosa di molto molto speciale, altrettanto speciale come la Collector. Quindi io vi saluto e vi ringrazio, vi invito a passare in descrizione in cui ci sarà il link di Twitch. La live probabilmente inizierà verso le 9 e mezza di sera, il tempo anche di installare il gioco e sistemarmi con lo streaming, perché da una vita che non streamo su console. Quindi io vi ringrazio e vi rimando a altri video della playlist unboxing, in cui troverete altri collector. Spero anche poi di portarvi come collector di altri giochi un Avengers o un Cyberpunk, in caso arrivi e riesca a procurarmi. Adesso non sono ancora state acquistate da me. Il mio Discord lo odio perché scrivono, quindi odio tantissimo. Io vi ringrazio, vi saluto, al GS è tutto, ciao a tutti.